Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Venerdì 15 novembre, ultimo giorno della settimana. Tra parentesi, ultimi giorni, poche ore ci dividono dai Milano Storytelling Awards. Ben ritrovati a una nuova puntata appunto di Good Morning Milano. Continuiamo idealmente comunque un tema che questa settimana abbiamo affrontato spesso e volentieri. Parliamo di diritti, diritti civili, diritti umani, diritti di cittadinanza. Lo facciamo continuamente questa settimana appunto e lo finiamo oggi questo tema. Questo venerdì con Mani Tese che è venuta a trovarci quest'oggi qui in studio, nella fattispecie con Valeria Schiavone. Buongiorno Valeria, Buongiorno a tutti. grazie mille di essere qui, una formatrice di Mani Sì. Tese. Poi appunto capiremo meglio di cosa si tratta nei prossimi minuti in compagnia tua. Mani Tese, insomma, beh, un'associazione, ONG, poi mi direi più come definirla, ormai Allora, famosissima. un'ONG, quelle che fanno tanto paura in questo Sì. periodo, è di lunga data. Tutta italiana, nel senso che nasce nel 1964, quindi abbiamo 55 anni, quindi lunga storia, che significa tanta esperienza, insomma, tanta ricchezza anche di persone che ci hanno lavorato e che hanno dedicato anche la loro vita, la loro esperienza alla mission dell'impegno di giustizia. Ecco, appunto, chiediamo qual è l'obiettivo di Mani Tese Allora, principale, il poi claim dopo. sotto, vedete, impegno di giustizia, in che senso? Mani Tese crede nel rispetto dei diritti umani e li coniuga in, diciamo, tre grandi ambiti, quindi quello economico, quello ambientale, quindi di giustizia ambientale, e quello sociale, credendo che le comunità possano autodeterminarsi, no? Scegliere anche altri modelli di sviluppo. E quello che crediamo è che non basti lavorare in cooperazione internazionale, quindi i nostri progetti, che sono per lo più nel continente africano, ma che bisogna sensibilizzare e lavorare anche con le popolazioni del nord del mondo. Detto in altra maniera, la pancia gonfia del bambino che soffre la fame può essere sconfitta solo discutendo della malnutrizione anche in Italia e in Europa per cercare di capire quali sono i link tra questi due fenomeni. Da lì diciamo che negli anni appunto si è anche molto più evoluta però la mission, no, di Mani Tese, nel senso Sì. che avete davvero allargato tantissime battaglie di giustizia. Sì, diciamo che già a partire dagli anni 80 si è creato poi il CRES, che è quindi un centro di ricerca prevalentemente fatto da insegnanti e che ha portato avanti appunto una formazione per insegnanti su questi temi, cercando di lavorare appunto su un'educazione alla cittadinanza globale, che sia Interessante, l'educazione alla cittadinanza globale. globale. Sì, sembra un ossimero perché uno lega di solito la cittadinanza alla Un luogo nazione, fisico, no? una Invece nazione. quello che intende dire questa espressione è che noi siamo cittadini anche del mondo, che noi ci possiamo impegnare anche contro il cambiamento climatico, anche quando gli effetti non li vediamo sotto proprio il nostro giardino di casa, ma dobbiamo avere anche lo sguardo un pochino più lungo. Diciamo che in questi giorni forse finalmente qualcuno se n'è un po' accorto che siamo, insomma, Forse perché insomma anche quello che sta succedendo a Venezia sicuramente fa Certo, allarmare, certo. e forse finalmente però sveglia qualche coscienza in più, verrebbe da Sì, vabbè, dire. adesso È sul tema, peccato e brutto che insomma si debba. grazie ai più giovani, diciamo, questo tema adesso è veramente sulla bocca di tutti. Noi ne parliamo da parecchio tempo, però siamo contenti di, insomma, muoverci in questo senso di cambiamento. Tu sei una formatrice, che cosa fa una formatrice? Allora, io faccio questa cosa che si chiama ECG, che uno entra nelle scuole e generalmente dicono: oh mio Dio, Elettrocardiogramma, elettrocardiogramma. invece no. In realtà è quello che spesso si sente come educazione alla cittadinanza, educazione alla cittadinanza attiva. È stato codificato da una sua strategia nazionale che ben pochi conoscono, ma a cui noi crediamo molto, e che significa in sostanza far entrare nel mondo della scuola delle tematiche di attualità, poterle discutere insieme e cercare di collegare le varie discipline con dei temi di attualità. Noi in questo momento ne abbiamo 8 di temi che proponiamo nella nostra offerta formativa, che vanno dal cambiamento climatico a, per esempio, il tema delle schiavitù moderne, una parola che noi colleghiamo come immaginario agli schiavi nelle piantagioni di cotone, ma noi, come discutiamo a scuola con gli studenti, dobbiamo ricollegare, per esempio, ai nostri vestiti oppure al cibo che troviamo sulle nostre tavole. Molto interessante che voi avete proprio in copertina della vostra brochure, come dicono quelli Sì, bravi, una sorta di è vero. ruota, l'avete chiamata anche ciambella, no? Giustamente. Proprio a far capire che in realtà quando sono otto temi, ma Sì. otto temi
che sono legate tra di loro e che non hanno un inizio e una fine, diciamo, che sono quello molto legate tra loro. Quello anche, assolutamente, no? L'idea è che anche le insegnanti che lavorano con noi possano contribuire, arricchire il percorso con la disciplina che insegnano, e che quindi noi non vogliamo proporre una materia in più aggiuntiva. E poi in particolare la ciambella, perché ci siamo occupati, ci siamo ispirati a un lavoro di un economista che si chiama Kate Raworth, e che ha scritto proprio un testo che si chiama L'economia della ciambella. In sostanza noi siamo la prima generazione che si trova a che fare, che ha anche la possibilità di cambiare il modo di fare economia, cercando di stare in equilibrio tra due estremi. Da una parte il limite del pianeta unico, no? Che si vede in tutti gli slogan che i ragazzi per esempio portano, there is no planet B, abbiamo un solo pianeta, questo pianeta ha dei limiti, e dall'altra parte il limite, la garanzia, dover garantire 7 miliardi e mezzo di persone che diventeranno 9 miliardi, una base sociale, quindi dei diritti umani. L'equilibrio tra queste due tensioni è quello che analizza questo economista a cui noi ci siamo ispirati, quindi secondo noi ci dobbiamo esercitare a stare in equilibrio. E appunto mi raccontavi che tipo di offerta avete per le varie scuole e che tipo di scuole anche, nel senso quali sono le scuole che possono, a cui vi rivolgete? Ok, allora noi lavoriamo con gruppi, cioè crediamo molto in quello che è un approccio di formativo di gruppo, quindi non lavoriamo con singoli. Poi se questi gruppi sono quelli formali all'interno delle classi o informali, per esempio potrebbe essere, recentemente è stato anche un gruppo di genitori con i loro bambini, la nostra offerta si rivolge in qualche modo a cercare di comprendere tutti insieme un problema, analizzarlo, e proponiamo generalmente un apprendimento ludico didattico, quindi non sono lezioni frontali, ma sono dei modi tutti insieme per cercare di ragionare sul tema, scorporarlo, ma anche immergendosi emotivamente in questo tema, per esempio con dei giochi di ruolo. Tante scuole immagino sul territorio, a Milano come sta andando, nel senso voi so che direi a Milano bene. Noi lavoriamo generalmente anche finanziando questi laboratori tramite progetti, quelli più, diciamo, che ci stanno sostenendo di più sono quelli dell'ICS, quindi dell'Agenzia Italiana della Cooperazione e lo Sviluppo, noi siamo un ONG, che ci permettono appunto di lavorare molto su dei temi scottanti, di creare appunto questo link tra un fenomeno globale e come questo diciamo ha delle conseguenze qui nel nord del mondo e come si riverbera nei paesi del sud. So che però appunto non sono solo incontri formativi o incontri appunto nelle scuole, ma l'Intesa fa tanto altro, sì. Anche nei territori. So che avete un tour fondamentalmente di promozione di un bellissimo film che avete prodotto da poco, sì, molto interessante, perché anche qui è globalizzazione, è cittadini del mondo, e ci vuole dire come appunto il destino, ad esempio, di Taranto può essere legato al Brasile, al destino di un'altra città del Brasile. Sì, questa è un'occasione, diciamo, imminente, per cui è importante parlarne adesso, nel senso che presentiamo il film all'Anteo il 28 di novembre. È un film di Chiara Sambuchi come regia, e ci porta a vedere le conseguenze di quella che è la filiera dell'acciaio in tre paesi diversi, in tre nazioni del mondo, quindi dal Brasile all'Ilva di Taranto, quindi all'Italia, alla Germania, all'ex bacino della Ruhr. E niente, invito tutti a prenotarsi su Eventbrite, perché secondo me è un evento imperdibile da vedere, insomma, soprattutto in questo momento. Più forti d'acciaio si chiama, giusto? Sì. Il film il 28 novembre all'Anteo. Esatto. Spazio, e poi avrà la prima a Taranto il 25 al Cinema Bellarmino. Comunque appunto immagino che sul vostro sito, sulle vostre pagine, ci trovano tutti i link e le indicazioni per arrivare. Diciamo poi, quali altri interventi vengono fatti appunto da Mani Tese in generale? Proprio? Allora, eventi a tutto tondo, per esempio in particolare mi occupo di un piccolo cineforum che è una proposta pensata più per il mondo degli adulti, ma perché no, del mondo vengono tantissimi universitari di solito, dove noi proponiamo un film o lungometraggio e una proposta di dibattito a seguito. L'idea è che forse se affrontiamo una tematica importante insieme, ma anche abbiamo la possibilità di rielaborarla, forse abbiamo più strumenti che essere da soli in casa davanti alla televisione o al computer.
Invece torniamo un attimo proprio alla mission di Magnetesi, agli interventi che fate nel mondo proprio in generale. Qual è lo scenario appunto di Magnetesi globale, diciamo? Posso raccontare più nello specifico i nostri progetti in Kenya, nel senso che io quest'estate ho accompagnato tre studenti, tre elettricisti. Avevo immaginato vedendo gli occhi. Avevo immaginato che era stato la Masai Mara. E ho accompagnato questi tre elettricisti che hanno fatto un interscambio con degli elettricisti locali kenyoti. Cosa molto interessante che speriamo di ripetere, in sostanza loro sono andati a fare un workshop sui pannelli fotovoltaici e hanno montato su alcune case i pannelli fotovoltaici, hanno fatto un workshop di costruzione di lampade solari con gli elettricisti kenyoti, proponendo anche delle migliorie tra ragazzi molto in gamba, e questo ha dato la possibilità ai kenyoti di confrontarsi comunque con un sapere, anche degli standard italiani e europei, dall'altra parte a loro di rendersi conto effettivamente che cosa vuol dire povertà energetica. Cosa vuol dire non avere la lampada per leggersi il libro la sera? Che cosa vuol dire? E per noi un attimo, si compra la padina, la cambiamo in un attimo, esatto. Andando dal primo cinese che troviamo sotto casa. Esatto, no? Avere delle altre opportunità. Così, no? Con questo però credo che la ricchezza di questa conoscenza, di questo scambio che è stato anche culturale, umano, sia stata da entrambi i lati, no? Uh-huh. Quindi sia per i ragazzi italiani che sono partiti, sia per i ragazzi kenyoti che abbiamo conosciuto là. E lì hanno praticamente fondato proprio una piccola impresa giovanile dove hanno una radio, chissà che magari si possa fare un collegamento. Un collegamento, si chiama Molo Solar Group a Mariascioni, dove hanno tutta, diciamo, l'impianto è generato, cioè tutta l'elettricità è generata dal sole, dal no? Sole. Che non manca, quindi, da quelle parti, considerando quindi... che il Kenya è uno dei primi produttori mondiali di legna e dove appunto l'energia normalmente nelle case, sia per cucinare sia per illuminare la casa, proviene da due fonti, o quella del legname oppure dal gas. Quindi in sostanza il progetto è incentrato sia a due finalità, quella di migliorare l'occupazione giovanile, quindi di alzare i livelli di occupazione giovanile, sia quella di evitare che ci siano delle conseguenze negative e sulla salute umana e sull'ambiente del modo che abbiamo appunto, che hanno localmente di produrre energia. Se chi ci sta ascoltando invece volesse dare una mano, appunto, allora, mettendo una mano a Magnetesi, come allora, si può in fare? Questo momento siamo sotto Natale e chi volesse fare volontariato in maniera molto... Pensavo che siamo già sotto Natale il 15 di novembre, capisco presto, il messaggio, nel senso che adesso lanciamo la campagna di molto più di un pacchetto regalo, che è in sostanza un modo molto simpatico di fare volontariato, di dedicare proprio tempo appunto sotto Natale a impacchettare i regali, per lo più libri, nelle Feltrinelli di Milano, e far sì che Magnetesi possa in questo modo raccogliere dei fondi per i progetti sul mondo della scuola. Mi è portato una bellissima pubblicazione invece qua che ho davanti a me. Sì, questo è il nostro periodico. Non ho portato l'ultimo, okay. Ho portato quello relativo al mondo della scuola perché è quello di cui mi occupo. Vedrai che appunto è educare alla cittadinanza globale contro i muri e paure. In questo caso avevamo messo il focus sul tema delle migrazioni, no? Delle migrazioni dei diritti umani. Che è uno dei temi tra l'altro che mi richiedono di più le scuole, uh-huh. Il tema dei migranti che noi cerchiamo di affrontare non tanto da un punto di vista degli arrivi, che è quello su cui anche i giornali, i media si focalizzano di più, ma sul tema delle partenze, cioè perché le persone partono e quali sono i contesti, diciamo, maggioritari. Come reagiscono le scuole a questo discorso, soprattutto in scuole dove c'è un alto tasso comunque di ragazze e ragazze straniere, giusto? Allora, di solito è un argomento che polarizza, però secondo me polarizza soprattutto da un punto di vista emotivo, cioè crea una paura, uno scontro molto emotivo. Poi quando uno, diciamo, va un pochino a scavare nell'argomento, questo argomento come se trovasse la sua strada, la sua... anche naturale, come dire, il suo approfondimento naturale. Mi è capitato di vedere bambini di seconda generazione, comunque con papà e mamma di origine non italiana, essere quelli più rigidi sul tema dell'accoglienza. Questo ci dice tutto, ci dice come in realtà lo straniero è qualcosa che vogliamo allontanare quando anche lo straniero siamo noi, mm-hmm. no? Quindi anche quando noi stessi abbiamo fatto un percorso di migrazione o di emigrazione all'estero, perché ormai tu saprai meglio di me, i ragazzi spesso lavorano all'estero, ragazzi italiani, no? Quindi hanno vissuto o vivono un percorso di emigrazione,
E quindi questa rigidità anche nel voler, come dire, creare un muro con l'altro è secondo me molto una difesa emotiva. È uno dei percorsi, devo dire, che ci richiedono di più, che secondo me è, appunto, può far paura, ma è uno dei temi che va affrontato anche in classe. Un altro tema invece che magari, appunto, magari vi chiedono meno, ma che tu dici sarebbe molto più interessante che chiedessero di più, qual è quello a cui tu sei? Ma effettivamente il tema del... abbiamo un percorso che si chiama Africa Energia, che lavora anche molto sugli stereotipi del continente africano, che normalmente è visto come il continente di povertà, col deserto, senza acqua. Però arrivano tutti col cellulare, sai, quelle esatto, e quindi cercare anche un pochino di come dire, entrare invece più nel merito, no? Per esempio il Kenya è un paese verdissimo con un sacco di acqua, di bacini idrici, no? E non solo il Kenya, parlo del Kenya perché ci sono appena stata. E questa cosa normalmente non viene Uganda tanto conosciuta, paese, nelle mille colline, non chiamato, viene tanto riconosciuta, quindi è anche il fatto che l'Africa sia un paese impoverito, non che è stato impoverito da qualcun altro, non che è nato povero. Interessante come visione. Quindi lavorare su questo stereotipo anche del continente africano come continente, appunto, in cui nessuno ha voglia di far niente, va trainato, è assolutamente una cosa secondo me necessaria, perché c'è tanta voglia di tanta imprenditoria africana, tante nuove imprese, tantissima ricchezza nel continente africano, che appunto è un continente, tra l'altro. Sì, ma devo parlare di Africa, so che sono sempre esatto. Nove Europe messe insieme. Esatto, insomma, anche è, sulle dimensioni lavoriamo proprio, tanto. Anche lì forse c'è proprio un lavoro anche sì, su questo di culturale, ti do una chicca, no? Che usiamo sempre, che è la cartina di Peters. Noi nei nostri percorsi abbiamo questa enorme piattaforma. Bene cos'è la cartina, allora, di cartina Peters, di Peters infatti, è perché... un planisfero che è stato... Cioè, mi stavo per dare una di quelle notizie che sconvolgono, eh? Senso, la cartina che conoscete è degli falsa. Anni 70, esatto. No? Cioè, la cartina del mondo che usiamo tutti quanti è falsa. E la cartina del mondo che usiamo tutti quanti, che spesso è appesa purtroppo nelle nostre scuole, deriva da quella di Mercatore, no? Che è quindi una cartina che metteva al centro l'Europa, anche per esigenze storiche, perché era un momento di grandi navigazioni, di colonizzazione, quindi bisognava partire dall'Europa. Tirare le righe da lì era più comodo. Esatto. Diciamo. Poi un sacco di altri popoli si mettevano al centro, quindi quello che abbiamo fatto noi poi in un'epoca coloniale, purtroppo. Peters se ne accorge, dice no, proponiamo un'altra immagine, perché poi con l'immagine uno può lavorare tantissimo, è quello che cerca di fare anche Kate Rower, no? Cerchiamo di cambiare l'immaginario per andare in un'altra direzione. Allora dice, perché mettere al centro l'Europa? Mettiamo al centro l'equatore. Mettendo effettivamente al centro l'equatore e rispettando le proporzioni di grandezza, si vede per esempio come la Groenlandia, che normalmente è enorme nelle nostre mappe, si riduce di gran lunga, e effettivamente la proporzione, per esempio, Africa-Groenlandia è 12-1, mentre normalmente praticamente quasi 1-1, è quasi sì la metà. E questo ci rende proprio, cambiando come vediamo le cose, come le studiamo, abbiamo nuove opportunità anche per attivarci per il cambiamento. Spesso i ragazzi che vengono mi dicono, no, ma questa l'avete fatta voi perché vi piace mettere al centro l'Africa. Noi diciamo, no, l'Africa è proprio grande così rispetto all'Europa. Questo è una cosa che deve passare. No, non per dare più importanza, ma per studiare in maniera corretta anche le proporzioni di grandezza territoriali, no? Tutto questo, appunto, grazie all'operato di Mani Tese, grazie all'operato, appunto, delle formatrici come te e tanti altri che operano all'interno di Mani Tese. Dove possiamo trovare, ricordaci bene, tutte le indicazioni, appunto, per... Allora, sul sito www.manitese.it trovate praticamente tutto, dalle news sul film in uscita, sul lungometraggio, alla nostra proposta educativa. Ecco, la proposta educativa, se c'è qualche insegnante che ci sta ascoltando, come funziona? Entro quando bisogna... Allora, ci chiamate... Ci sono delle scadenze entro quali bisogna... Allora, no, generalmente gli insegnanti sanno benissimo, si devono programmare prima questi incontri, quindi ci chiamano all'inizio dell'anno scolastico oppure anche solitamente all'inizio del secondo quadrimestre. Okay. Però noi siamo sempre, come dire, flessibili alle loro esigenze, quindi dipende comunque più dal mondo dell'insegnante. Chiamando all'ufficio di Mani Tese, chiedendo dell'ufficio dei CG, si prenota. Vediamo che educazione cittadinanza globale, possiamo farci una chiacchierata telefonica oppure programmare un appuntamento, poi scegliere insieme qual è la tematica migliore per quella classe e poi anche calendarizzare gli incontri. Valeria, perfetto, siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata. Ricordiamo allora i prossimi appuntamenti: il 28 novembre sì. Allo spazio Cinemanteo, giusto? Sì, alle 21. Alle 21 per Più Forti dell'Acciaio.
Proiezione gratuita. Proiezione gratuita, serve registrarsi su Eventbrite. Sì, andate sul sito di Magnetese e trovate tutte le indicazioni. Se invece siete Taranti, da altre zone, okay, state seguendo comunque internet, arriva ovunque. Quindi se siete dalle parti di Taranto, invece la prima italiana è il 25 di novembre. Sì, giusto? Sempre alle 21. Al cinema Bellarmino. Perfetto. Dopodiché seguite appunto sui social tutte le indicazioni che vi dà Magnetese, perché ha tanti altri eventi. Ricordiamo anche per Natale la possibilità di dare una mano facendo pacchettini regalo. Non verrete selezionati su come fate i pacchettini regalo. Magari quindi... anzi, è la volta buona che imparate a fare i pacchetti regalo decenti. Quindi anzi, ringraziate Magnetese che vi aiuta anche a imparare qualcosa. Dopodiché appunto ricordiamo che sul vostro sito si trovano tutte le indicazioni. Sì, assolutamente. Se qualcuno volesse poi fare il volontario... Allora, i campi estivi di volontariato sono una bella occasione, uh-huh, per sperimentarsi anche trasportando mobili che noi in qualche modo ricicliamo e riusiamo, no? Che va sempre nell'ordine di un impegno di giustizia, un impegno alla sobrietà del nostro stile di vita. E in generale abbiamo tante altre attività che possono richiedere volontari, quindi quello che vi chiedo è semplicemente, navigando il sito, di scrivere eventualmente a volontari@magnetese.it e sicuramente verrà fatta una proposta magari anche ad hoc. Valeria, davvero ti ringrazio tantissimo. Grazie. Per averci portato la vostra realtà qui oggi con noi. Vi seguiremo sicuramente, ricordiamo appunto il 28 novembre, di registrarvi per andare a vedere il film Più forti dell'acciaio allo spazio cinema Anteo alle ore 21. Sul sito internet tutte le indicazioni per registrarvi. Grazie mille a Valeria Schiavone, informatrice Magnetese. Grazie a voi. Grazie mille. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Noi ci vediamo domenica al Teatro Guanella, se volete venire a trovarci dalle 3:30 in poi, Milano Storytelling Awards, premiazione finale. Andiamo avanti fino alle 7, poi aperitivo tutti insieme al Teatro Guanella, quindi vi aspettiamo sul nostro sito tutte le indicazioni e poi torniamo lunedì qua in diretta alle 12:30 con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto. Arrivederci.